Nella videoanalisi di venerdì scorso, verso la fine, vi ho presentato una piattaforma che ha stuzzicato il vostro interesse. È una piattaforma di analisi di grafici, quindi analisi tecnica, e in più di analisi del cosiddetto order flow, ovvero quei movimenti che avvengono nel mercato e non si riescono a scorgere da un banale grafico con prezzi e volumi, come ad esempio il size dei volumi di acquisto e di vendita, l'open interest, i pool di liquidità a che prezzo si trovano, come varia nel tempo l'order book e altre cose interessantissime di questo tipo per andare a esaminare, diciamo così, il mercato al microscopio. Ho utilizzato questo video, diciamo così, con duplice scopo. Da un lato presentarvi questa piattaforma che è utile, interessante e gratuita e penso che possa aggiungere un qualcosa al vostro trading, e dall'altro sfruttare, diciamo così, questa presentazione per andare a vedere questi dati che ci sono all'interno della piattaforma, che cosa significano. Quindi per chi magari non mastica order flow o non capisce molto bene di che cosa si tratti, andiamo ad approfondire anche queste cose. Quindi è una, diciamo, il mettere più utilità possibile in un unico video, e spero che sia apprezzato. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Una cosa però ci tengo a sottolinearla, ovvero che questo video non è in nessun modo sponsorizzato dalla piattaforma, che vi ho condiviso soltanto perché l'ho trovata, l'ho utilizzata, mi sono trovato bene e penso che possa essere utile anche a voi. Non ho nessun tipo di interesse nel fatto che voi lo utilizziate o meno, non c'è nessun referral link, nessuna sponsorizzazione e non sono stato pagato da nessuno per fare questo video. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, che a voi non costa nulla ma per me conta tantissimo, mi incentiva a produrre contenuti sempre più di qualità e mi gasa. Iscrivetevi al mio canale, cliccate anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, in modo che non vi perdete nemmeno un video, non appena esce siete sempre sul pezzo. Iscrivetevi anche agli altri miei canali social, di cui trovate il link in descrizione. E ora basta chiacchiere, facciamo un bel tuffo nell'order flow, seguitemi. Questa piattaforma dal nome apparentemente impronunciabile, che chiameremo Trader, è una sorta di dashboard, diciamo così, un pannello di controllo, ecco, che ci mostra tutte le informazioni possibili e immaginabili inerenti all'analisi tecnica e l'analisi dell'order flow sulle cripto. Analisi tecnica si intende quello che già facciamo su TradingView, per capirci, ovvero il poter customizzare il grafico con supporti e resistenze, poter inserire i classici indicatori, insomma appunto tutto quello che si fa su TradingView. Order flow invece è lo step successivo e ciò che è integrato molto bene in questa piattaforma, ovvero l'analisi del movimento del mercato, ok? Che appunto da lì il termine order flow, i volumi in acquisto, i volumi in vendita, la profondità dell'order book, dove si distribuisce la liquidità, il size medio dei volumi in acquisto e in vendita in un determinato momento, insomma tutte quelle informazioni necessarie per andare a guardare il grafico al microscopio, quindi laddove non ci pare, non ci si palesa, ecco, con un classico grafico con soltanto candele e volumi. Ecco, l'order flow aggiunge un po' questi dati qui. Inoltre, al di là dell'order flow, ci sono alcuni dati interessanti sui futures e sui perpetual, come l'open interest, che è un dato di cui ultimamente parliamo molto e secondo me non vedete l'ora che io ve lo spieghi un po' meglio, magari in un video a parte. Parentesi, se vi interessa un video sull'open interest e su come applicarlo nel trading, ditemelo nei commenti, così mi rendo conto, insomma, se vi interessa o meno. E altri dati quali il funding rate, ad esempio di BitMEX e di altri exchange, ovvero sapete che sui perpetual c'è il funding ogni 8 ore, ecco, un grafico che ne tiene traccia dell'andamento nel tempo, piuttosto che le liquidazioni che avvengono sui diversi exchange. Insomma, si può avere tutto quanto in un unico pannello di controllo. La cosa bella è che questa piattaforma è completamente gratuita, come vi dicevo anche nel video di venerdì nell'analisi appunto di venerdì scorso, per adesso, perché è in beta, e quindi il piano futuro poi è di fare un pricing plan, per l'appunto una sorta di abbonamento, che io vi dico già non credo che farò assolutamente, perché per principio, insomma, vista l'offerta che il mercato dà, c'è sempre una piattaforma gratuita interessante. Io ve la segnalo principalmente perché adesso è fruibile in maniera gratuita, vi consiglio di farlo. Quando diventerà pagamento, io personalmente credo che andrò da un'altra parte a reperire i dati. Al di là di questa parentesi, diciamo così, personale, vi consiglio di buttarci un occhio. Tra l'altro, ecco, diventerà pagamento, ma non è che chi ha la
la versione gratuita non ci potrà far niente perché ci saranno soltanto alcune restrizioni sui time frames e un paio di indicatori in meno, mi pare. Quindi rimarrà comunque fruibile anche gratuitamente. Adesso niente, vi volevo spiegare quali sono le particolarità e le cose più interessanti da utilizzare su questa piattaforma, perché apparentemente c'è di tutto e di più, però alcune cose vale di più la pena conoscerle perché si trovano per il momento credo solo qui. Ecco, non le ho trovate finora altrove fruibili in maniera così semplice. Innanzitutto la prima cosa da fare è crearsi una watchlist. Beh, c'è da creare un profilo, mail e password, classico, super easy. Dopodiché una watchlist, vedete qua possiamo andare ad aggiungere diverse coppie, ok, diverse coin da tutti gli exchange principali di cui si trovano i grafici su TradingView chiaramente, e una volta fatta la nostra watchlist niente, ce la tiene salvata sul nostro profilo, così abbiamo un rapido accesso a tutte le coin che ci interessano. Da qui, come vedete, una volta che clicchiamo su un diverso simbolo ci ricarica tutte le schermate presenti, che vi dico subito non si fermano qui perché scorrendo in basso poi ci sono i dati sull'order book. Ma adesso vediamo una cosa alla volta. Prendiamo come esempio, per ovvi motivi, Bitcoin Dollaro BitMEX, che è insomma diciamo la coppia scambiata più liquida in assoluto, quindi dove possiamo ottenere dati anche un po' più interessanti magari guardando appunto l'order flow, e partiamo dal grafico che vedete qua in stile TradingView, per l'appunto è un widget di TradingView, quindi è importato esattamente da lì. Quello che vedete qui oltre al grafico, queste lineette, sono niente po' di meno che le zone dell'order book più densamente popolate, e questo indicatore si chiama Order Book Top Levels. Vedete che se voi scorrete, cliccate su Indicators, laddove su TradingView andate appunto a scegliere gli indicatori, su questa piattaforma ne avrete alcuni che su TradingView non ci sono, e sono appunto gli indicatori particolari sull'order flow creati su questa piattaforma. Tra essi c'è proprio questo qua che si chiama Order Book Top Levels, ok? Questo qui. Se lo selezionate vi disegna, vi fa un overlay, vi sovrappone al grafico del prezzo stesso, delle candele, i livelli dell'order book con maggiore liquidità. Poi ovviamente cambiando il time frame di riferimento anch'esso si ritara andandosi ad adeguare al time frame nuovo. Si può anche andare a impostare alcuni parametri come il price range, ovvero dove, cioè su che range di prezzo più o meno rispetto al prezzo attuale andare a evidenziare i livelli, e level range, ovvero una classifica, diciamo così, che si può prendere da 10 a 1 dei più alti livelli di aggregazione di ordini di liquidità, quindi top 10 è quello che ce ne fa vedere di più, ok? Niente, quindi questo è una rappresentazione dei livelli di liquidità maggiore sull'order book. Ovviamente è dinamica, quindi al cambiare del posizionamento di ordini di acquisto di vendita, di limit orders di acquisto di vendita, anche sulla rappresentazione grafica cambiano. Non è dinamico per ovvi motivi, come quello che potete trovare ad esempio su Bookmap, che è una piattaforma dedicata soltanto a quello, e quindi vabbè, è un adattamento, però è carino averceli in più sul grafico come dato aggiuntivo, perché possiamo vedere ad esempio, che ne so, per fare un esempio più papale, venerdì avevamo visto su Ethereum Bitcoin, guardiamo il grafico di 4 ore per esempio, allora questo è Binance US, che non ci interessa. Avevamo visto su Ethereum Bitcoin, per prendere un esempio che si vede meglio, che c'era un grosso sell wall qua a 0.0255. Che vedete, dopo questo pump, questa candela di 4 ore che è arrivata a toccarlo, è sparito. E da lì vedete che si è aperta la strada fino poi al successivo wall che era stato posizionato qua sopra 0.026. Ecco, vedete che questo ad esempio ci dà un dato in più su dove posizionare, per dire, gli stop loss piuttosto che i take profit. Sappiamo che c'è una forte resistenza in liquidità fin tanto che permane sull'order book a quel livello lì. E questo è un dato aggiuntivo interessante. Poi adesso riapro Bitcoin Dollaro BitMEX per avere tutto quanto, perché vedete l'open interest, se ci avete fatto caso, quando avevo selezionato Ethereum Bitcoin non c'era. Perché? Perché ovviamente l'open interest te lo raffigura soltanto su quei mercati dove ha senso parlare di open interest, quindi mercati di futures e di perpetual. L'open interest altro non è che la sommatoria
di posizioni, del controvalore di posizioni aperte in quel momento lì. Quindi al crescere dell'open interest significa che ci sono più posizioni aperte contemporaneamente, e al specularmente al decrescere dell'open interest significa che ci sono meno posizioni aperte. Principalmente, ve l'ho detto, lo utilizziamo come, come dire, indicatore della tensione dell'elastico, perché maggiore è l'open interest e maggiore è la possibilità di creare turbolenza a fronte di movimenti grossi improvvisi. Quindi degli impulsi di acquisto o di vendita improvvisi che fanno scattare appunto stop e liquidazioni a catena, sgonfiando l'open interest ma muovendo poi di conseguenza il mercato in maniera anche parecchio turbolenta. Ed è quella cosa che magari, se vi interessa, approfondiamo in un video dedicato. Il secondo indicatore che vedete qua sotto, order book depth, ci mostra nient'altro che la liquidità di nuovo sull'order book rappresentata graficamente sia in domanda che in offerta. Che cosa significa? Allora, questa è una specie di nuvola di Cimoku, molto molto simile graficamente, ma con cui ovviamente non ha nulla a che vedere, e può essere di sfondo verde, di riempimento verde, oppure rosso. A seconda che sia verde o rossa significa che c'è più liquidità in domanda se è verde, o in offerta se è rossa. Il significato concreto di questo indicatore, prendendo per esempio questo punto che è 1.282 miliardi e qua sotto in rosso 825 milioni, significa che in questo istante in cui si è chiusa questa candela di 4 ore, poi di nuovo si può variare il time frame, significa che per muovere il prezzo, qua ad esempio vedete che ho preso un range 0,25%, per muovere il prezzo in alto del 25% di Bitcoin serviva un ordine di 1.288 miliardi, al contrario per muoverlo in basso un ordine di 830 milioni a mercato. Ok, quindi questa è la principale differenza. Ovviamente questo prende un dato istantaneo dell'order book. È possibile variare il range di analisi, perché vedete, se andiamo su indicators, andando a vedere order book depth, vediamo che c'è 0,1, 0,10, 0,2,5, 0,25, che è quello che ho usato io, e poi anche dei range intermedi tipo tra 1 e 2,5, tra 10 e 25 e così via. E inoltre si può anche scegliere di andare a vedere l'order book depth sempre, ma non dei dati aggregati, dei valori aggregati. Valori aggregati significa che somma tutto dal lato domanda e dal lato offerta, mentre i valori non aggregati prende soltanto l'area con liquidità maggiore, quindi secondo me è meno significativo. In ogni caso, io per avere una panoramica così della liquidità, di quanto è pieno l'order book, perché è quello che ci dice, più è basso questo valore a prescindere che sia verde o rosso e meno liquidità c'è sull'order book. Guardate, ad esempio, subito dopo il dump che ha svuotato l'order book si è vista una liquidità praticamente neanche la metà cioè rispetto a prima appunto del dump stesso, per capire appunto quanta liquidità c'è nell'order book e soprattutto quanta discrepanza domanda offerta. È un dato che anch'esso da solo ovviamente non ha nessun potere predittivo, non è che qua dentro c'è qualche sfera di cristallo, che però è interessante perché ci dà una panoramica così della situazione di liquidità del mercato stesso. Andando avanti, invece, qua abbiamo volume buy side, che ci mostra semplicemente il volume in acquisto e in vendita. Buy side intende quello. Quindi cos'è che fa qua? Il delta, ovvero la differenza. Cosa significa? Significa che se qua ad esempio nella candela abbiamo una candela di volume unica che è verde o rossa soltanto a seconda del colore della candela stessa, su volume buy side invece abbiamo l'istogramma rosso oppure verde a seconda che il volume prevalente in quella candela lì sia stato in acquisto oppure in vendita. E questo non è assolutamente lo stesso che guardare il volume lì. Perché? Perché ad esempio, se una candela, per dire verde, ha un volume altissimo, però qua nel volume buy side vediamo l'istogramma verde con un'ampiezza piccolina, significa che quel volume altissimo che vediamo sul grafico in realtà non è tutto in acquisto. In acquisto parimenti a in vendita, con una piccola discrepanza in più a favore dell'acquisto. Però capite che il dato fornito da questo volume è estremamente più significativo di quello generico. Talvolta addirittura, come su questo esempio, può succedere che la
l'istogramma del volume tradizionale sul grafico è rosso, perché la candela ovviamente è rossa e quindi il volume se ne colora di conseguenza. Ma guardate, volume by side ci fa vedere che invece il volume prevalente è stato in acquisto, nonostante la candela sia stata rossa. Di quanto? Di 18.84 milioni, sto leggendo là in fondo, eccolo. E infatti vedete che è marchiato con un pallino, perché questo indicatore ci marchia con un pallino laddove c'è divergenza tra il movimento della candela e il delta dei volumi. Quindi se una candela rossa ha invece un delta di cioè il volume in prevalenza in acquisto, ce lo marca come divergenza ed è un indicatore interessante da far saltare all'occhio. Scendendo qua sotto abbiamo una rappresentazione dell'order book che non vi sto neanche a descrivere. Si può ovviamente andare ad aumentare o decrementare la precisione intesa come risoluzione. Questa è quella massima che salta di 50 centesimi e queste invece sono, cioè aggregano sempre di più, e abbiamo anche i livelli, vedete qua ad esempio il 25%, che è quello che abbiamo visto prima, insomma, sull'order book depth qua sopra, con tanto di totale di domanda e offerta da un lato e dall'altro, e invece anche la domanda e l'offerta step by step, quindi per ogni centinaio di dollari ad esempio in questa rappresentazione, e a seconda poi dello zoom va a essere più o meno dettagliata. Questo indicatore sulla destra invece è molto molto interessante, perché ci dà una panoramica per fascia di prezzo di che movimenti ci sono stati nella liquidità al suo interno. E cos'è che ci fa saltare all'occhio? Beh, ci fa saltare all'occhio innanzitutto i livelli di prezzo dove si è mossa più liquidità, sia in aggiunta che in rimozione, perché sono questi i due lati che ci fa vedere, cioè ci fa vedere da a sinistra in verde la liquidità che è stata aggiunta negli ultimi 5 minuti e a destra in rosso la liquidità che è stata rimossa negli ultimi 5 minuti. Solitamente tendono ad essere uguali questi due, come dire, lati del grafico, però a volte ci sono delle leggere discrepanze. Non so se vedete, ad esempio su questi due livelli di prezzo qua c'è una piccola discrepanza a favore dell'offerta, cioè scusate, a favore della sottrazione. Significa che è stata sottratta più offerta di quanta ne è stata aggiunta. Parlo di offerta perché ovviamente al momento il prezzo è più in basso. Posso andare anche ad aumentare la finestra temporale, vedete, per avere un dato magari più come dire raggruppato nel tempo e quindi cioè direttamente per diretto significato più significativo, perché va a prendere una finestratura temporale più alta, oppure addirittura posso andare a vedere su una fascia singola di prezzo il movimento nel tempo, con, vedete, evidenziate le aree di differenza. Ad esempio qua è minuto per minuto negli ultimi 5 minuti, vedete che alle 19:57 c'è più 1.3 milioni, sto leggendo i dati sotto, e meno 845.000, con un delta netto in aggiunta di 471.000, il che significa che alle 19.57 c'è stato un incremento dell'offerta a quel livello di prezzo lì. Che cosa ci dice questo? Di nuovo non ci dà nessun risultato miracoloso, però ci fa vedere se c'è più pressione in acquisto e in vendita da parte della liquidità in alcuni livelli di prezzo, e questo ci può anche aiutare a capire come si muovono i grossi capitali, andando a vedere per l'appunto dove si concentrano di più i movimenti, su quali fasce di prezzo. Piccola parentesi, se c'è qualche differenza evidente, ci viene proprio fatta saltare agli occhi già direttamente dal grafico qua sopra, come lo vedete adesso. Guardate ad esempio adesso che è un momento in cui il prezzo sta salendo, c'è stato un impulso di acquisto da poco, la domanda appena sotto al prezzo attuale di mercato è incrementata di 4 milioni, ecco adesso è appena sparito perché la finestra temporale l'ha tagliato fuori, però se ci facevate caso anche l'offerta sopra era decrementata, quindi questo fa vedere uno sbilanciamento della liquidità a favore della domanda e quindi di conseguenza una maggior probabilità di ascesa del prezzo. Ovviamente va combinato poi al market pressure. Infine, che altro dire? Beh, qua di fianco si può vedere alcune cose, ma secondo me meno significative, come la profondità, appunto la liquidità all'interno dell'order book in termini assoluti oppure in percentuale, se c'è differenza tra domanda e offerta per l'appunto, e anche con la differenza tra cumulativo e non cumulativo, che appunto cumulativo mi fa vedere tutto il
la sommatoria per l'appunto, cioè come se fosse qua il total della domanda e dell'offerta da un lato o dall'altro, mentre quello non cumulativo è uno step alla volta, quindi da 0 a 1, da 1 a 2,5%, da 2,5% e così via. Un'altra cosa carina è che si può collassare, vedete questo menu, e vedere la differenza tra spot e perpetual e futures per vedere dove c'è più liquidità. Questo bid-ask range fa vedere lo spread invece tra la domanda e l'offerta per l'appunto sui diversi exchange, per far vedere laddove c'è uno spread minore, ma vabbè, poco rilevante. Price range invece sui diversi mercati, qua ad esempio è perpetual ma si può scegliere anche spot e future, ci fa vedere sui diversi exchange quanto è il prezzo attuale del perpetual in questo caso, per vedere se ci sono grosse differenze tra un exchange e l'altro. Gli alert sono belli e sono anche molto customizzabili, perché si può andare a mettere dentro tutti gli indicatori al momento sul grafico, si può mandare un alert quando viene superato una soglia, quando raggiunge un valore, eccetera eccetera, e addirittura ce lo si può mandare su Telegram direttamente. È una cosa che mi è piaciuta molto questa. Che dire, altri indicatori utili poi ce ne sono, volendo, adesso non ve li ho fatti vedere tutti perché altrimenti stiamo qua fino a domani, però per citarne qualcun altro si può graficare la correlazione, per esempio, e vedete che qua potete mettere dentro due simboli come, che ne so, Bitcoin dollaro, Ethereum dollaro, per dirne uno, facciamolo giusto a titolo informativo, Bitcoin dollaro e Ether dollaro, ok? E vedete che vi fa vedere il grafico della correlazione tra i due, che vabbè è molto alto, mediamente non c'è da stupirsene, e si può mettere qualsiasi tipo di strumento, è come un'aggiunta, diciamo così, un indicatore aggiuntivo in più. Poi ci sono le liquidazioni, come vi dicevo, si può andare a inserire il grafico con dentro le liquidazioni long e short, si può andare a inserire le posizioni aperte long e short al momento, che vale ovviamente solo per gli exchange che espongono questo dato. E poi ci sono tutti gli indicatori classici, oserei dire, oltre a quelli che abbiamo detto sull'order flow, dei quali vi ho mostrato poi quelli più interessanti, a mio parere. Se aveste poi altre domande su qualcosa che vedete e non capite, non preoccupatevi e non esitate a chiedere qua nei commenti, che io sono qui, vi ricordo, per darvi una mano. Sperando di esservi stato d'aiuto e che questa piattaforma possa aggiungere qualcosa al vostro trading, vi ringrazio di avermi seguito, della vostra attenzione, e ci vediamo alla prossima.